Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Titti e oggi sono qui per un video dedicato a tutti quei prodotti low cost terminati in quest'ultimo periodo. Parlo di prodotti per il viso, per il corpo e per i capelli. Come sempre, prima di tutto ringrazio tutti, vecchi e nuovi iscritti, grazie di cuore per il vostro supporto e per la vostra fiducia. Passiamo subito ai prodotti terminati. Partiamo dal primo, un prodotto per il viso che ho acquistato per la prima volta, questo latte detergente delicato di Sienna, prodotto vegano per tutti i tipi di pelle, un prodotto veramente eccezionale, un latte detergente con un ottimo rapporto qualità quantità prezzo, lenitivo, idratante, un buon struccante. Adesso sto utilizzando le acque micellari, ma lui sicuramente lo ricomprerò, anche se negli ultimi tempi nel mio punto vendita Lidl non lo sto vedendo. Speriamo che ritorni perché è veramente un prodotto che vi consiglio di provare. Poi ho terminato sempre per il viso la crema per la notte Cosmei della linea Cosmei presa da Eurospin, una linea anti-age all'acido ialuronico. Questa è una crema viso notte elasticizzante, è una crema che ho usato con piacere, una profumazione gradevole. Ovviamente la linea è di Eurospin, ogni tanto viene proposta da Eurospin, prodotta da Eutalia, e quindi sono prodotti italiani. Questa linea mi è piaciuta tantissimo, infatti quando viene riproposta acquisto sempre qualcosa. Ottimo anche la mousse per il viso. Questa è una crema che si assorbe molto rapidamente, che non rimane sul viso e che nutre in maniera giusta, quindi senza andare a ungere, senza ritrovarsela poi il giorno seguente sul viso o sul cuscino. Io l'ho utilizzata durante il periodo invernale e anche la primavera e poi è terminata, quindi eccola qui presentata. Ve la consiglio come vi consiglio anche il resto della linea. Terminato di Sienna, questa lì edizione limitata, questo prodotto che ho preso quest'anno. Infatti questa linea è stata proposta dopo diversi anni nei quali è stata assente. Questa è una mousse per i piedi, per pelle molto secca, quindi per i taloni screpolati, una linea vegana eccezionale, ottimo rapporto qualità quantità prezzo, e questa è una dei prodotti, è uno dei prodotti preferiti proprio di questa linea. Ovviamente i piedi vanno sempre curati, però questa crema idrata, nutre e va proprio a mantenere anche soprattutto la zona dei talloni più nutrita, più idratata e quindi meno secca. Contiene urea e burro di karité. Ottimo prodotto. Terminati questi dischetti struccanti della Livarno, sono 6 pezzi, non sono stati più proposti quelli che noi amavamo tanto da Lidl, quelli nella busta a retina, che erano 7 se non ricordo male. Purtroppo sono assenti da diversi anni, ma sono stati sostituiti da questi che hanno un altrettanto buon rapporto qualità quantità prezzo. Sono morbidi, struccano bene e devo dire che li riacquisto sempre con piacere. Terminato questo Dove Mousse doccia idratante con olio di cotone che lascia la pelle morbida, è una coccola sia in inverno che in estate, quindi una mousse adatta a tutte le stagioni, che io riacquisto sempre perché quest'olio di cotone piace un po' a tutti in famiglia e dona alla pelle non solo morbidezza, ma dona proprio questo profumo di pulito. Questo profumo di pulito che a noi piace, per cui lo acquisto sempre ed è una mousse veramente ottima. I prodotti Dove poi raramente deludono. Terminato di questa linea in edizione limitata Spa Moments la crema per il corpo. Questa crema, un po' come tutti i prodotti della linea, profumazione di fiori, è una bella quantità terminata. È una sorta di burro che però si assorbe molto rapidamente, questa profumazione di fiori adatta alla primavera, all'estate, ma perché no anche all'inverno. Una crema che si assorbe rapidamente, quindi non va a ungere. È un prodotto del quale mi è piaciuto anche il packaging, come il packaging molto elegante, molto fine di tutta la linea. Poi sono state create, proposte da Lidl, altre linee, sempre Spa Moments, ma questa rimane la mia preferita. Terminato di Balea, preso sul
dal DM online questo profumo deodorante con 0% di alluminio, una profumazione eccezionale, sembra più un profumo che un deodorante, infatti viene definito proprio così, ecco, non è il solito deodorante, io l'ho utilizzato tutto l'inverno, anche in primavera, ed è, dovrebbe essere, da quello che ho letto e sentito, il dupe di Alien, quindi a me piace tantissimo. Adesso, come vi ho sempre detto, non ho presente l'Alien originale, però i suoi dupe mi piacciono molto, li trovo anche delicati, quindi non eccessivi, e secondo me questo è un ottimo deodorante che sicuramente andrò a riprendere. Quando lo indosso, ecco, sembra di indossare un profumo e non un deodorante, quindi sicuramente un ottimo prodotto. Se vi piace Alien, io ve lo consiglio. E poi questi prodotti Balea sono belli per la vista e hanno anche un'ottima qualità. Terminata anche quest'acqua profumata, sempre Spa Moments della linea di edizione limitata di Lidl. Questo è uno spray per il corpo, anche lui un'onda di profumo, un tipudio di fiori, molto gradevole, molto piacevole. Ovviamente la durata è quella di un'acqua profumata, quindi non ci aspettiamo una grande durata, ma questo profumo di fiori a me è piaciuto tantissimo. Infatti l'ho acquistato, poi non l'ho riacquistato più semplicemente perché avevo ancora da terminare questo, e adesso è terminato, sicuramente lo riacquisterei. Se amate i profumi dolci, freschi, floreali, ecco, questa è un'acqua profumata adatta anche all'estate, soprattutto all'estate, quando magari il profumo risulta un pochino più eccessivo. Ecco, io la mattina, almeno io la mattina, soprattutto la mattina in estate, uso soltanto acque profumate. Qualche profumo lo utilizzo solo di sera. Terminate queste salviette Fria, ho preso queste l'acido ialuronico a doppio peso molecolare, che ho trovato molto valide, sono ottime per struccare, anche se io, come sapete, non le utilizzo per struccare, ma le utilizzo essenzialmente per l'autoabbronzante o per rimuovere gli swatches che faccio quando vi mostro dei prodotti di make-up. E buone anche queste da 64 che ho trovato in offerta da Tigotà, le ho trovate entrambe valide per struccare viso, occhi, labbra. Ovviamente queste occupano un pochino più spazio, quindi non sono adatte ad essere per essere portate in viaggio. Se non avete spazio, sicuramente è da preferire queste nei pacchetti piccoli, però le ho trovate valide entrambi. Ho preso da Eurospin, ma non le riprenderò più perché non mi sono piaciute, questi 15 pezzi di salviette che sono repellenti. Sono delle salviette per pelli delicate che promettono una durata di 4 ore. Sicuramente sono valide, fanno il loro lavoro, sono repellenti. Quello che non mi è piaciuto è che si sono seccate subito, nonostante io le avessi chiuse. Non mi è piaciuta la profumazione, ma questa ovviamente è una cosa soggettiva. Non mi è piaciuto soprattutto il fatto che vadano ad ungere la pelle, la vanno proprio ad ungere. A me questo non piace. Sono valide, ma non le riprenderò più proprio per questo motivo. Preferisco queste che sono anche finite e sono stack, salviette stack alla citronella, sempre 15 salviette a 99 centesimi. Queste costano un pochino di più da Eurospin, queste sono di Lidl, hanno una profumazione discreta, delicata, che mi piace. Fanno il loro lavoro e si assorbono rapidamente, quindi non lasciano la pelle unta. Sicuramente continuerò a prendere loro. È terminato poi questo shower foam creamy, questo Rose Blossom, che è un prodotto per la doccia. Ecco, si definisce mousse, in realtà è proprio gel. Nel momento in cui viene a contatto con l'acqua, diventa una mousse. Questa è la particolarità di questi prodotti per la doccia Spa Moments, sempre un'edizione limitata di Lidl, profumo alla rosa, un delicato profumo di rosa, buono anche quello della linea che vi ho mostrato prima. Questo sa di rose, però è un profumo molto molto delicato, mi è piaciuto tantissimo. Anche questa è una mousse, un gel mousse da utilizzare tutti
tutto l'anno sicuramente perché è una coccola per il corpo. Terminato di Nivea, Naturally Good, 98% di ingredienti di origine naturale, questa doccia olio in gel, una profumazione di fiori molto gradevole, molto leggero, molto idratante. I prodotti Nivea per la doccia sono prodotti che solitamente mi piacciono molto, quindi sicuramente questo è uno dei must. Terminato sempre per la doccia, faceva parte di un set regalo con profumo e crema corpo. Ho terminato per il momento soltanto il doccia shampoo Pino Silvestre classico, soffio di talco, è unisex, adatto anche agli uomini perché questa profumazione di talco sa di pulito, un po' come quell'altro agli olio di cotone, quindi senz'altro unisex. E per me che amo il profumo di talco, sicuramente un buon prodotto. Deterge bene, personalmente l'ho utilizzato per la doccia, non per lo shampoo preferisco dei prodotti specifici per i miei capelli, però ecco un ottimo prodotto che mi è piaciuto con questa profumazione delicata di talco. Se vi piace il talco, sicuramente da provare. Terminato questo detergente intimo, intima detergente lenitivo pH 5.5 con antibatterico a base di camomilla. Questo l'ho trovato dello spin, ma lo potete trovare altrove. È un prodotto lenitivo, fresco, non irrita assolutamente la pelle, adatto pure alle pelli più sensibili, dermatologicamente testato, senza parabeni e nickel tested, quindi testato il nickel. Un prodotto ottimo che sicuramente andrò a riprendere perché mi è piaciuto, molto lenitivo, non ha creato alcun problema. Poi terminato delle saponerie, preso da Eurospin questa crema di sapone delle saponerie appunto siciliane all'olio di oliva e fiori di ginestra, un ottimo profumo. Io amo molto queste confezioni, belle anche alla vista, ma ottimo anche il prodotto, come mi piacciono anche i prodotti per la doccia delle saponerie siciliane. Quindi un buon profumo, un ottimo rapporto qualità-quantità-prezzo, vengono spesso proposti da Eurospin. Terminato questo prodotto, questo scrub, più che altro è un prodotto esfoliante limited edition di Balea preso dal DM online, Reach for Stars è la linea, secondo me è ancora presente se non ricordo male, sul sito DM. È un a parte il packaging, i packaging di Balea sono stupendi, sono una gioia per gli occhi, ma anche questo prodotto leggermente esfoliante, molto delicato, un prodotto che io ho utilizzato in primavera e in estate, ho finito di utilizzare in estate perché in inverno preferisco quello più nutriente di Lidl, che propone Lidl, quello di Sienna. Questo invece è più fresco, più profumato, un buon prodotto, una leggera esfoliazione adatta al periodo primaverile ed estivo. Quindi l'ho utilizzato anche prima di applicare l'autoabbronzante e sicuramente ve lo consiglio. Terminato il latte dopo sole per il corpo pH bio, di questo vi ho parlato anche nel video dedicato ai prodotti dopo sole, è il mio preferito, rinfrescante alla menta, ovviamente non lo utilizzo per il viso, lo utilizzo solo per il corpo, dopo essere stata al mare, veramente una botta di freschezza, 100% bio, privo di sostanze nocive, appunto la linea pH bio che spero sia riproposta da Lidl. Ho anche utilizzo quello all'aloe, però ecco, quello è più lenitivo, rinfrescante, sì, ma fino a un certo punto lui veramente adatto a chi ama la menta. Se sarà riproposto, ovviamente lo riprenderò con piacere. Terminato della Sea & Sun questo spray solare per bambini 50 più che noi adulti utilizziamo in famiglia, è un ottimo prodotto, io lo utilizzo per tutta l'estate, soprattutto sulla zona del décolleté che è soggetta a eritema solare molto sensibile, molto delicata, quindi anche se vado a mare in ore tranquille lo utilizzo sempre. Io con questi solari mi trovo bene quasi con tutti i solari di Lidl, anche con i prodotti dopo sole, e hanno un ottimo rapporto qualità-quantità-prezzo perché i prezzi dei solari sono proprio saliti alle stelle. Sinceramente, anche se ci sono delle offerte, sono molto molto relative, quindi preferisco utilizzare loro e mi trovo assolutamente bene.
terminato, ahimè, questo profumo di Kiko in questa sorta di boccettina. Di questa boccetta, molto che sembra quasi una pozione magica della Stella Love. Questo è il Moonlight Spark, il profumo che ho preso in combo con il rossetto. Un ottimo profumo, anche lui fresco, floreale, primaverile. Ho terminato di utilizzarlo adesso. Ovviamente conserverò il packaging perché è molto, molto bello anche da esposizione con il sole, con la luna. Sarebbe davvero un peccato andarlo a gettare. Un ottimo profumo che riacquisterei anche perché, secondo me, ha un ottimo prezzo, una discreta durata. In tante di voi so che l'hanno preso, che è piaciuto un po' a tante. Sicuramente super consigliato. Non so se sia ancora disponibile nei negozi e online. Terminato per il corpo questa body lotion all'aloe vera di questa edizione limitata di Lidl, appunto all'aloe, prodotto vegano, sono 400 ml, una crema delicata all'aloe, profumazione delicata, freschezza discreta di questa linea. Io amo molto il gel all'aloe che utilizzo come doposole ed è una bomba quel prodotto, però altrettanto valido questa body lotion, una linea fresca, discreta, in edizione limitata che Lidl propone di tanto in tanto. Anche questo non male, si assorbe rapidamente, va a idratare la pelle anche a rinfrescarla. Terminato questo shampoo BX, uno shampoo all'olio di macadamia. Di questo dello spin c'era tutta la linea, anche il balsamo, la maschera, forse c'era anche del gel, adesso non ricordo. Io ho preso solo lui, mi sono trovata benissimo. Per i miei capelli secchi che tendono al crespo, va ad avere prima di tutto una buona profumazione, li deterge bene il cuoio capelluto, dona volume ai capelli, li lascia morbidi. Mi è piaciuto sicuramente da riacquistare se dovessi trovarlo da Eurospin. Tende a nutrirli senza ungerli, senza lasciare quella sensazione spiacevole di unto sui capelli, veramente, e senza appesantirli soprattutto, perché tante volte questi shampoo nutrienti che contengono degli oli vanno proprio a dare quella sensazione di pesantezza assolutamente allucinante ai capelli. Non è il caso di questo prodotto, che ha anche un bel colore. Sicuramente anche lui da riprendere. Sono terminati i prodotti terminati in questo periodo. Se vi fa piacere, fatemi sapere giù nei commenti se anche voi avete provato qualche prodotto di questi o cosa vi incuriosisce o cosa mi consigliate. Io vi ringrazio per aver guardato il video e vi aspetto al prossimo, sempre se vi fa piacere. Un bacione da Titti, ciao!